questi giorni e quindi ho seguito forse un po' meno i forum rispetto ai giorni precedenti e sono un pochettino in ritardo nella preparazione del materiale. Però uno l'ho già messo, che è riferito all'home page. Avrei voluto fare un nuovo video tutorial sull'home page. In realtà io ne ho due di qualche mese fa, che sono pressoché identici, solo che non fanno direttamente riferimento al sito che sto costruendo in appoggio ai vostri, ma a un sito analogo, però che si chiama diverso, però è assolutamente uguale. Per cui se non ce la faccio nei tempi, perché ho veramente ancora tanto materiale da sistemare per l'incontro, pensavo di mettere quei due che mi sembrano comunque assolutamente allineati con il lavoro che dovremmo fare, che è quello fondamentalmente della personalizzazione dell'home page, in modo di rispondere alle richieste che peraltro sono già emerse. Allora, adesso qua vorrei mostrarvi, non ricordo Valerio, si può mettere un documento a disposizione? Tu mi hai detto di sì, non mi ricordo più bene come si fa però. Se no lo recupero attraverso il web. Lo recupero? Meglio web, ok. Allora, secondi che lo vado a mettere con Fazilla da qualche parte. Parlate pure, ovviamente, no? Cioè, confrontiamoci su quello che ritenete. Se avete delle domande, tanto le ascolto, eh. Vederlo, diciamo, indipendentemente, no, ho sbagliato, non ho fatto il copia e incolla, scusate. Ve lo metto anche qua come link di file scaricabile, è grosso modo simile a quello che lo trovate attraverso i materiali, manca soltanto l'intestazione di pagina, però in realtà è lo stesso. Un attimo. Per gestire la lavagna cosa faccio? Ci scrivo io direttamente, perfetto. Eccolo qua, dovrebbe aprirsi. Aperto? No, ma neanche quello della chat? Cioè io vedo che qua non si vede, sulla lavagna no, Perla l'ha aperto, ovviamente non lo vedi sulla lavagna, ma l'ha aperto il link. Ok, allora facciamo così, aprite il link e io invece vado a navigare su una pagina mostrandovi, mentre voi magari scorrete il PDF, ok, il link si apre, però non riusciamo a mostrarlo qua nella pagina, forse è troppo grande, lo vedete nel vostro browser, perfetto, per cui io ogni tanto lo apro qua giusto per voi lo scorrete magari contestualmente, no, passando da una finestra all'altra, mentre io evito adesso la visualizzazione qua del documento e vado invece a quel sito di riferimento che compare nella guida stessa, che è quello lì che ho già citato una volta, lascio questo anche per comodità, che è quello di Oggiate Comasco, ma per capire un po' dove vogliamo arrivare. Lavagna, vedete sito home page, giusto? Invece avete a disposizione sul vostro browser, non su un'altra finestra, magari il PDF con le operazioni da eseguire. Allora, qual è, diciamo, l'obiettivo? L'obiettivo è modificare la home page, che attualmente è stile blog, in una home page personalizzata. No, personalizzata diventa comune, però sappiamo che poi con lo stile possiamo modificare tante cose, no? Quindi immaginate per un attimo di dimenticare le barre laterali e di soffermarvi sul contenuto principale, che in questo template personalizzato, modello personalizzato di home page, contiene, ciao a Willy Lemon, contiene due elementi, se vogliamo due colonne. Una colonna a sinistra più larga, quella che contiene la foto della scuola, una colonna a destra più stretta che contiene un'estrazione automatica delle ultime comunicazioni disposte in ordine cronologico. Sotto le ultime comunicazioni abbiamo, no, col discorso che avevo anticipato, in automatico i prossimi eventi che vedete sono ordinati secondo ordine decrescente. Ok.
decrescente, cioè dal più vicino al più lontano, 17 aprile, 18 aprile, 31 febbraio, prelevati direttamente dal vostro calendario eventi, che sono questi. Questo elemento qua, questa disposizione in due colonne nella lavagna, nella parte centrale, è frutto del foglio di stile, no? Che avrà diviso in due settori, in due contenitori. Se uno vuole farlo in tre, deve metterne tre. Quindi può usare lo stesso tema con una variante in quel file che gestisce la home. Quel file, per, se uno ha la curiosità di vedere come si chiama template.home.php. TMPL_home.php, che è quello che decide che in mezzo ci deve stare una colonna a sinistra e una a destra. All'interno di quel template ci dice: ma come organizza gli elementi? Allora, partiamo prima da quella di destra. Ci sarà un titolo 2 che si chiama Ultime Comunicazioni, che è scritto come fosse in HTML, abbiamo visto che l'elemento è H2, e poi c'è una parte di codice in PHP che dice: prendimi tutte le ultime, agli ultimi articoli collegati alle ultime comunicazioni, disponendole in ordine cronologico dal più recente al meno. Quante? Andiamo a contarle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se non sbaglio. Devono essere sempre 8? Adesso non so se sono 8, perché sono finito se 8? No, se tu vuoi che siano 10, vai in quella pagina lì dove c'è il numero 8, vedremo dove, metti 10. Vuoi che siano 3, ne metti 3. Quindi decidi tu quanti metterne. Ma una volta che quel file ha quel numero, quelle saranno le automaticamente le comunicazioni estratte. Allora, primo passaggio, estraiamo le comunicazioni. Secondo, in quale modo le visualizziamo? Le visualizziamo attraverso questi tre elementi, che sono data di pubblicazione, titolo dell'articolo, abstract, cioè quello che noi abbiamo messo nel riassunto. Ecco che quindi rispondiamo già alla prima richiesta di Sofia, mi sembra, e di altri, no? Non vogliamo mettere tutto l'articolo, ma un pezzettino. E non vogliamo fare come fanno anche altri siti, sapete, no? Che contano automaticamente le prime, non so, i primi 100-150 caratteri, poi mettono leggi seguito. Perché? Perché rimane una forma di informazione interrotta. Tra l'altro, di essere molto bravi a mettere nei primi 100 caratteri proprio aspetti salienti, ma non è mai una cosa conclusa. Questo tema, ma WordPress in generale, con quel contenuto riassunto, vi consente invece di decidere voi una frase di senso compiuto che esprima il senso di quell'articolo. Quindi questo è come funziona, è quello che viene visualizzato. Come viene gestito questo, lo vedrete meglio nella guida, attraverso un'altra brillante funzionalità di WordPress, che sono i cosiddetti campi personalizzati. In quel file template.home.php c'è a un certo punto una definizione di una sorta di campo personalizzato. Li vedrete tanti, alcuni sono usati, alcuni no. Dal punto di vista però prettamente operativo, poi se uno interessa vediamo come si creano, però dal punto di vista strettamente operativo si deve andare nella pagina home, che voi costruite come nuova pagina, andare a selezionare il boxettino campi personalizzati, scrivergli esattamente ultime comunicazioni senza spazi in mezzo, che è il nome del campo personalizzato del tema, e mettere di fianco un numerino. Che numerino è quello? È l'ID, vedete che torna indietro questo identificativo numerico della categoria che voi volete estragga gli articoli. Se uno può anche mettere due numeri diversi con la virgola in mezzo. Ad esempio, in ultima comunicazione nel nostro modellino noi estraiamo sia le circolari che le news. Il circolare è una categoria col suo numero, poniamo 5, la news ha il suo numerino, poniamo 7, ci sarà il valore del campo personalizzato ultime comunicazioni, 5,7. È molto più difficile dirlo che poi praticarlo, perché poi praticarlo diventa un'operazione puramente operativa. Però capire come si fa ci consente poi di poter modificare il tutto nel miglior modo possibile.
Questo è quello che succede nella collina di destra. Quindi, in poche parole, nuova pagina home, si scrive campo personalizzato, ultime comunicazioni, si mette il numero della categoria degli articoli che si vuole visualizzare. Questa è la colonna di destra. Prossimi 20 fa tutto lui, il sistema non c'è da fare nulla. Sulla colonna di sinistra è analogo, soltanto che ci sono due blocchi che qua sembrano invisibili, e sono il blocco benvenuti e il blocco dove noi partecipiamo a. Il primo ha un campo personalizzato che si chiama benvenuti, il secondo è un campo personalizzato, ha un nome ovviamente assolutamente a scelta, ma nel nostro template l'abbiamo chiamato home boxes, perché era figlio di un lavoro precedente, no? Perché a volte le cose cambiano semplicemente modificando un lavoro di prima. Perché qui ne abbiamo due e là abbiamo soltanto ultime comunicazioni? Perché in questo modo noi sappiamo che il primo è quello che sta in altro e quindi abbiamo uno strumento semplice per mettere un pezzettino di comunicazione sempre per primo. Capite? Che nelle ultime comunicazioni noi le modifichiamo giornalmente a seconda del nuovo articolo che viene pubblicato. Oggi quella del 28 marzo. Quando domani è il 29 marzo, quella del 29 marzo salta sopra. Ma invece il blocco benvenuti, se contiene sempre soltanto un articolo, sarà sempre in testa, perché è stato costruito nel template in alto. Una cosa interessante, quella fotografia che vedete è una fotografia che si consiglia essere di tipo un po' panoramico, no? Per non essere troppo invasiva, ma anche lì ovviamente scelta del redattore, uno può farla anche quadrata e scriverci di fianco. Bene, in quella fotografia è una fotografia, se voi andate su quel sito, tale che si ridimensiona automaticamente a seconda della risoluzione dello schermo. Questo perché questo layout, cioè questa struttura di sito, si dice liquida. Cosa vuol dire? Vuol dire che pur avendo una larghezza minima e una massima, si adatta alla dimensione del display che uno ha. Sapete come quando uno ridimensiona le finestre? Ora, se questa fosse stata come larghezza fissa in pixel, considerando che è variabile la larghezza a disposizione a seconda della finestra che occupa la larghezza del nostro layout, beh, una cosa fissa in una cosa variabile può starci tutta, ma può anche essere brutta da vedere perché poi magari crea dello spazio bianco laterale brutto, no? Una cosa fissa che sta su un elemento variabile, quello rimane fermo, il resto si amplia e quindi crea spazio bianco attorno. Beh, c'è un trucchettino per rendere questa assolutamente anch'esso di larghezza variabile e di mettere la larghezza pari non alla dimensione della foto che uno vuole utilizzare, ma lo si fa in percentuali, lì c'è scritto. C'è da fare una piccola variazione dove c'è il valore in pixel, mettere, non so, 90% piuttosto che 100%. Torniamo un attimo in home. Tutto invece è un altro elemento che viene inserito lì. Non so se l'ho spiegato in modo chiaro, anche se ovviamente è più facile farlo che ascoltarlo, però questa è la home che noi dovremmo andare a costruire. Valerio adesso in modo rigido, uno poi col foglio di stile la può modificare, Può farlo invece che due, ripeto, tre colonne, invece, poi altro ancora. Modificare le dimensioni relative. Qui c'è una molto più larga e una molto più stretta, si può fare il contrario, oppure farle larghe uguali. Basta andare a cambiare una misura sola sul foglio di stile. Chissà come avesse Lombardia non va, non vorrei che fosse un problema di sito, Io poi dopo lo guardo. Speriamo che sia un problema del codice che ha messo qua la collega. Poi qua ci sono in automatico, no, questi tre, che è un'altra cosa interessante, come può anche togliere, basta togliere una riga di codice e non compaiono questi tre elementi, che sono invece. Una cosa non è utile però, che sono in automatico le ultime notizie di siti di interesse per la scuola. Non so, chi è in Sicilia, poniamo, può mettere USR Sicilia. Se USR Sicilia rilascia i cosiddetti feeder SS, che è un modo per diffondere gli articoli prodotti in modo automatico che tutti i CMS bene o male rilasciano, allora a questo punto ecco che uno utilizzando
strumento automatico che è spiegato nella guida, dice: io voglio che nella prima colonna ci siano le ultime 3, 5, 7 notizie pubblicate da quell'ufficio scolastico, piuttosto che dal comune, piuttosto che dalla mia provincia. La condizione per poter mettere quei contenuti è, ripeto, che quei siti rilascino i cosiddetti feed RSS, strumento molto utile per far circolare contenuti. Non cercate purtroppo quello del Ministero, perché fino a ieri non li rilasciavano, c'erano, per cui non si possono mettere. Però capire che è una grande utilità, no? Nel sito della tua scuola metti le news degli enti a te vicini. Io direi, insomma, vedete voi, se scu o scolastico sì o scolastico no, se no potete mettere tranquillamente quelli del comune, della provincia, della regione, per dire. Ecco. Modulo, a parte oltre a questo, lavoreremo su alcuni plugin. Quali in particolare? I plugin che si gestisce le sottopagine. Vediamo qua dove potrebbero essere delle sottopagine. Vediamo magari scuola primaria, vediamo se ha delle sottopagine, immagino di sì. Vedete? Qua sono le sottopagine che nel nostro modellino sono sempre sulla destra. No? Quindi in automatico queste saranno delle pagine che avranno come genitore, per dire, scuola primaria. Se poi io clicco su orario settimanale, vedete che qua compare l'orario settimanale con, tra l'altro, una navigazione qua cosiddetta briciole di pane, che ti dice che questo è figlio di scuola primario, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi destra usare per la navigazione cosiddetta secondaria o contestuale. Poi ne avremo un altro plugin interessante, che invece è quello per il Google Maps. Dove siamo? Maps, non so come si dice. Clicchiamo su dove siamo. Vedete, la collega l'ha messo in versione satellitare, potete mettere versione mappa. E potete mettere l'ubicazione, ad esempio qua, dei vari plessi, e questo è assolutamente navigabile. Adesso qua magari facciamo un pochino più fatica, però se andate sul sito stesso è una mappa Google normale, con la possibilità, peraltro, se uno vuole arrivare in una delle sedi della scuola, cliccandoci sopra, come nelle classiche Google Maps, di avere il percorso che viene poi a essere visualizzato appena sotto. Una cosa utilissima, è un bel plugin per WordPress che si chiama MapPress, molto facilmente configurabile e molto interessante. Poi un altro plugin che gestisce gli allegati. Vediamo quale potrebbe essere una circolare per allegati, vediamo se la collega li ha messi, magari giochi matematici si presta ad avere allegati, non ce li ha, niente, vediamo quale potrebbe essere. Plugin che vedremo in queste 2 settimane, c'è il plugin, ad esempio, e spero di farlo nella prossima, per la visualizzazione mobile. WordPress, principe degli ambienti per far blog, ovviamente è stato uno dei primi che ha avuto un interessante plugin automatico per la navigazione facilitata su cellulare. Si chiama WP Touch. Ed è un plugin configurabile in 5 minuti e piacevole, anch'esso con un foglio di stile che può essere modificato dal grafico della scuola, e che vi consente di navigare facilmente all'interno del sito scolastico anche con gli smartphone di display minori. Se sono display grandi, magari vale la pena fare diciamo la navigazione grafica. Se voi andate su quello stesso sito, che è www.giacomasco.gov.it, e lo provate a mettere su, non so, o da un iPhone o da un sistema Android, vedrete che viene navigato in una modalità molto rispetto alla navigazione difficile da smartphone completa, quindi in automatico, con visualizzazione su cellulare. Altri plugin. Poi adesso non so se li facciamo in queste 2 settimane, la gestione delle aree riservate. Vediamo se qua c'è docenti, se ha messo un'area riservata. Vedete qua, collegati nuovo utente password, che come si fa? Questo
Qui si crea con uno strumentino che si chiama widget, che attraverso un'operazione di trascinamento sulla barra laterale destra, ma dietro ci sono due plugin che agiscono insieme. Uno si chiama Members, che permette di avere dei ruoli aggiuntivi tra le persone registrate al sito. Ad esempio, potete mettere il ruolo docente, voi avete magari, non so, 80 docenti, li registrate tutti nel sito, li affibbiate, diciamo così, il ruolo docenti e fate in modo che uno possa entrare in quella area riservata autenticandosi solo come docente. Questo secondo passo è assicurato da un secondo plugin che si chiama Login with Ajax e che consente di, diciamo, correlare ruoli che voi avete definito in modo aggiuntivo rispetto a quello di WordPress con le pagine che sono accessibili solo alle persone che si, diciamo, che si loggano con quel ruolo particolare, con le loro credenziali unite a quel ruolo particolare. Vediamo altri, questi sono fondamentali, poi ci sono alcuni plugin di amministrazione, ce n'è uno che facilita l'uso dei modelli di circolari, proprio attraverso il duplicare dei modelli già fatti, si chiama Duplicate Post. E poi ce ne sono miliardi di altri, però con un miliardi, forse no, qualcuno in meno, comunque tanti, però con una bella massima che ho trovato sul web un tempo fa, e dicono che i plugin come componenti aggiuntivi, peraltro per qualsiasi CMS, sono un po' come gli antibiotici, cioè vanno usati solo secondo necessità, solo se servono. Riempire un sito di plugin fantasiosi, perché ce ne sono centinaia, vuol dire uno, esporsi dal punto di vista della sicurezza, perché non è detto che tutti siano tutti ben fatti, ben seguiti e non possono creare dei problemi poi di cui uno si rende conto solo dopo. Due, che siano dei plugin che siano legati alle funzionalità che uno vuole, perché se uno si fa prendere la mano, comincia a mettere il meteo qua, il coso di qua, le cose di là e finisce che poi non gestisce più nulla. Cioè diventa poi una sorta di centro commerciale che fa perdere di vista sia l'accessibilità, ma fa perdere di vista a volte anche il controllo, sia in termini di sicurezza che in termini poi anche di aggiornamento, perché uno dei fondamentali di sicurezza è quello di aggiornare sempre il sito e se possibile anche i plugin. E questo è lavoro e tempo anche. Dicevo aggiornare, ci sono poi anche problemi di amministrazione, ad esempio quello di far fare delle copie di backup che siano magari abbastanza frequenti, perché come sapete nessun CMS mai è completamente sicuro, ma non solo il CMS non è completamente sicuro, i servizi di hosting non lo sono. Per essere sicuri bisogna spendere veramente delle cifre, ma neanche con quelle a volte si ha la sicurezza totale. Perché attacchi, cioè chi vuole, si dice bucare un sito, ci riesce intenzionalmente, ovviamente sta a ciascuno di noi cercare di avere tutti gli accorgimenti per minimizzare questi rischi.